Buongiorno, siamo a mercoledì 4 marzo. Buongiorno alla classe terza F, questa è una lezione per voi. La volta scorsa siamo rimasti all'ultimo inno che dobbiamo studiare col flauto, cioè la Marsigliese, li abbiamo ripassati tutti, quindi per ripassare gli altri inni andate al video della lezione precedente e continuate ad esercitarvi. Oggi in questo video invece terminiamo lo studio della Marsigliese. Vi ricordo che per quanto riguarda la Marsigliese non dovete utilizzare la partitura che trovate sul vostro libro, ma ne utilizziamo un'altra perché in tonalità più semplice da suonare. La partitura per la Marsigliese la trovate sul mio blog, quindi adesso io metto in condivisione il mio PC in modo che facciamo insieme la ricerca della partitura sul mio blog. Allora, vediamo, quindi tra un attimo vedrete il mio PC esattamente adesso. Quindi cercate il mio blog Elisabetta a scuola.blogspot.com. Ok? Questo è l'indirizzo Elisabetta a scuola, tutto attaccato.blogspot.com. Fate invio, ok? E vi trovate il mio blog. Quindi andate a cercare la Marsigliese, non è il primo articolo, ma è il secondo. Inno francese, la Marsigliese. Quindi continua a leggere, ok? E vi trovate qui, la volta scorsa abbiamo ascoltato l'inno francese, quindi potete riascoltarlo. Tra l'altro c'è anche il testo con la traduzione, quindi potete vederlo. Ed infine qui abbiamo la nostra partitura. Ok, l'ho ingrandita un attimino, vediamo se è tutto ok. Sì. Allora, questa è la nostra partitura. Abbiamo detto che in chiave, vedete qui, abbiamo il fa diesis, quindi vuol dire che nel brano i fa sono diesis. Partiamo da qui. La volta scorsa abbiamo fatto le prime due righe, siamo arrivati al si. Quindi adesso io le rifaccio, le rifacciamo qualche volta insieme fino a qui, ok? Per partire conto 1, 1 e poi parto. 1, 1. Ovviamente la faccio un filo sottotempo per permettervi di studiarla bene, poi voi la portate magari un pochino più veloce. Riparto un'altra volta da qua, sempre dando una pausa di 1, 1, re, sol, ok? Quindi partendo da qui e ritorniamo qui. Magari lo rifacciamo altre due volte. 1, 1. Lo rifacciamo un'altra volta. 1, 1. Interrompo un attimo la condivisione del mio schermo per ricordarvi, non l'ho fatto prima, ma spero che dopo tanto tempo tutti si ricordino, però lo faccio. Il fa diesis è tutto chiuso tranne l'indice, ok? Quindi re, sol, la,
Re, si, sol, sol, si, sol, mi, do, la, fa, diesis, sol, sol, la, si, eccetera. Ok? Quindi adesso andiamo avanti, ricondivido il mio schermo in modo che vedete la partitura. Chiaramente voi dovete, la partitura la dovete stampare, ok? Quindi scaricate l'immagine e poi ne fate fare una stampa ai vostri genitori. Ok, andiamo avanti adesso da qua. Ok, facciamo da qui fino al re basso, quindi dal re acuto fino al re basso. Parto da qua. Ripeto un'altra volta. Siamo sempre qui dove ho la manina. Lo ripetiamo, chiudiamo qui, lo ripetiamo qualche volta. Conto tre prima di iniziare. Uno, due, tre. Un'altra volta. Uno, due, tre. Un'altra volta ancora. Un, due, tre. Bene, ora andiamo avanti da qua. E attenzione, re, re, fa diesis, perché è in chiave. La, do, la, fa, la, sol, fa. Questo è fa naturale. Mi, sol, 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 fa, fa diesis, sol, la. Quindi in questa frase troviamo fa diesis qui perché è in chiave, fa diesis perché è in chiave, qui invece è segnato un fa b quadro, cioè fa naturale, e qui invece ritorna il fa diesis. Ok? Quindi qua c'è da studiare bene perché c'è un passaggio appunto. Di base sono tutti fa diesis. Fa diesis, fa diesis e fa diesis. Mentre invece questo è fa naturale. Ok? Parto da qui e arriviamo a qua. Conto 1, 2, un e si parte. Attenzione al fa diesis e al fa naturale. Uno, due, un. Ancora una volta. Uno, due, un. Ripartiamo un'altra volta da qui. Siamo arrivati a metà. Torniamo indietro, rifacciamo da capo fino alla metà della terza riga. Ok? Quindi ripartiamo da capo. Uno, un. Adesso siamo arrivati qui, andiamo avanti e troviamo un si bemolle, però attenzione, è un'alterazione momentanea
rimane per tutta, come validità per tutta la battuta. Quindi vuol dire che non è solo questo si bemolle, ma anche questo si bemolle, anche questo e anche questo. Ok? La battuta successiva pure c'è il si bemolle, la battuta successiva pure c'è il si bemolle, ed attenzione che invece la cosa che dovete segnarvi, perché vedo che tanti ragazzi si dimenticano, è che questo è un fa diesis perché è in chiave. Ok? Quindi le alterazioni qui sono si bemolle, si bemolle, si bemolle, si bemolle, si bemolle, si bemolle, fa diesis. Ok? Parto da qua, conto 3. 1, 2, 3. Rifaccio da qua. Attenzione, eh? Si bemolli, si bemolle, si bemolle, fa diesis. Riparto da qua. Andiamo a qui. Troviamo il si naturale, il be quadro, che va ad eliminare il si bemolle precedente. Re, re, si, sola. E attenzione che re è uno solo perché c'è la legatura di valore. Re, re, si, sola. Con un bello slancio perché sotto dice alle armi, ok? Quindi è un'incitazione ad andare a combattere per la patria. Quindi re, re, si, sola, re, re, si, sola. Ok? Facciamo questi due squilli come se fossimo delle trombe, conto 3 e 1 e si parte. Quindi partiamo da qui, alle armi. Ok? Quindi si naturale qui e quindi anche qui chiaramente, perché ormai il si bemolle non c'è più. Ok? Rifaccio un'altra volta. Conto 3, 1, 1, 2. 3, 1. Rifacciamo un'altra volta. Da qui. 1, 2, 3, 1. Andiamo verso la fine, dove non ci sono più alterazioni, perché non ci sono più fa diesis e il si bemolle ormai l'abbiamo abbandonato. Quindi qua è marchons, cioè marciamo, marciamo. Quindi re, sol, la, si, senza fretta perché queste note valgono tre quarti, quindi dobbiamo contare tre. Qui dobbiamo contare tre, poi c'è pure la pausa da uno. Do, re, mi, la, mi, re, si, do, la, sol. Ok? Quindi facciamo la frase finale partendo da qua, re, e arrivando in fondo. Conto tre prima di partire da quel re. 1, 2, 3. Avete visto che c'è il mi acuto, quindi posizione del mi con mezzo pollice. Rifacciamo. 1, 2, 3.
ancora una volta, sempre da qua fino alla fine. 1, 2, 3. C'è il ritornello. Bene, facciamo un'ultima esecuzione partendo dall'inizio e andando alla fine. La faccio una sola volta. Suonate insieme a me. Conto 1, 1 e si parte. 1, 1. Spero che vi siate esercitati insieme a me. Chiaramente è molto comodo avere il vostro filmato registrato in modo che voi possiate col flauto tornare indietro, andare avanti quante volte volete per esercitarvi be bene nei vari punti ed ascoltare bene la spiegazione, soprattutto per i vari cambi di alterazioni, questi fa diesi, sei si bemolli che ci sono e a volte non ci sono. Quindi mi raccomando, seguite bene il tutorial perché poi quando al rientro ci troviamo, mi aspetto di riuscire già a suonarla insieme, perché chiaramente il lavoro dovete farlo. È importante tenersi in allenamento e quindi andare avanti anche con gli argomenti che dobbiamo fare, in modo che poi questo praticamente è l'ultimo degli inni e poi tra questi inni dovrete sceglierne uno per affrontare l'interrogazione. Vi dirò poi, più avanti, magari direttamente a scuola, quanto valgono i vari inni, perché chiaramente ce n'è qualcuno più complesso che quindi ti può permettere di arrivare fino al 10 e qualcuno molto molto semplice che magari ha un voto massimo di 7. Ok? Quindi come al solito, a scuola poi dopo vedremo queste cose. Voi adesso avete il tempo per prepararvi in modo che poi dopo passiamo anche ad altri argomenti. Ok? Vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione come da orario scolastico. Ciao a tutti e buona giornata.